2 minuti, un libro. Ciao amici, oggi vi parliamo del Dan Brown italiano. Si chiama G.L. Barone. Il suo libro La cospirazione degli Illuminati. Partiamo da qui. Chi ha rubato la sacra sindone, simbolo della cristianità? Quale segreto nascondono gli Illuminati? Chi sta cospirando per distruggere la Chiesa di Roma? Ma andiamo alla storia. È in notte fonda quando un bagliore accecante illumina la notte di Torino. La cappella del Guarini è in fiamme. Basta poco perché la tragica notizia si diffonda in tutto il mondo. La sacra sindone è andata distrutta. 4 mesi dopo, in una Roma assolata e caotica, uno scandalo travolge il Vaticano. Il colonnello Weichsteiler, comandante della Guardia Svizzera, viene brutalmente assassinato il giorno del giuramento delle nuove reclute. Cosa lega due eventi apparentemente così distanti tra loro? Le indagini di Stella Rosati, giovane procuratore, portano alla luce una serie di relazioni che coinvolgono le alte sfere vaticane, il presidente dello IOR, trafficanti d'armi e alcune cellule terroristiche islamiche. Ma la Rosati non è l'unica a voler svelare il mistero che si cela dietro l'omicidio di Weichsteiler. Anche Andreas, ex agente del servizio di sicurezza cecoslovacco, ora a servizio del Vaticano, si precipita a Roma subito dopo il delitto. Qualcuno tesse dall'alto pericolose trame per distruggere dall'interno la Chiesa di Roma. Ma c'è un'insidia ancora maggiore che incombe sulla cristianità. Gli Illuminati per Voluntatem Dei. Chi sono? Qual è il loro folle piano? E fin dove son pronti a spingersi per realizzarlo? La cospirazione degli Illuminati, di G.L. Barone, edizioni Newton Compton.